Nel 1989, nella città di New York, avvenne un fatto davvero incredibile. Vi fu, a quanto pare, la testimonianza di un rapimento. Una donna, residente in questo palazzo, denunciò all'investigatore Bud Hopkins il suo caso di rapimento. Era il caso che Bud aveva tanto atteso. Se questi contatti continuano a verificarsi, significa che stiamo comunicando con una civiltà molto progredita, anche da un punto di vista tecnologico, che proviene da altri sistemi. E questo è il più grande evento della storia dell'uomo. Il fatto si verificò nel centro di Manhattan, a pochi isolati di distanza dalla casa di Bud. Come quasi tutti i rapimenti, la storia comincia nel cuore della notte. Come sempre, a New York, alle 3 di mattina, le strade erano ancora trafficate. Poco dopo le 3, due guardie del corpo, Richard e Dan, stavano scortando in auto un politico internazionale. L'investigatore Bud Hopkins sostiene che questi due uomini sono stati testimoni del sequestro di Linda Cortile. Come al solito, Linda non riusciva a prendere sonno quella sera. Intenta com'era a sbrigare alcune mansioni casalinghe, ignorava completamente quanto di lì a poco stava per succedere. Alle 3 di mattina, terminato il bucato, decisi di andare a dormire. Andai a letto. Recitai le preghiere. E mentre pregavo, sentii una presenza nella mia stanza. Stavo per essere rapita dagli alieni. 12 piani più giù, per strada, nessuno immaginava cosa stesse accadendo sopra le loro teste. All'inizio chiusi gli occhi perché avevo paura. Poi li riaprii lentamente e vidi questa creatura ai piedi del letto. Non la dimenticherò mai. Cominciai a gridare aiuto. Mio marito dormiva lì accanto a me, ma mi accorsi che non russava più. Non mi rispose. Gridai così forte che, secondo me, mi hanno sentito fino in Cina. Nel frattempo, Dan e Richard si trovavano a South Street quando all'improvviso entrambe le loro auto si bloccarono senza alcuna ragione apparente. In un quartiere poco raccomandabile come quello e con un VIP a bordo, sapevano di essere nei guai. Anche i loro cellulari non funzionavano, non prendevano il segnale e non restava che aspettare che arrivassero i rinforzi. In quel momento videro un bagliore nel cielo. Quasi increduli, videro Linda mentre veniva asportata dalla finestra del suo appartamento e condotta in un'astronave. Mi ricordo il terrore che provai e le domande che mi passavano per la testa. Che ci faccio qui? Dove sono? Temevo che da un momento all'altro potessi cadere e schiantarmi a terra. Fui trasportata nell'astronave e venni esaminata da alcune creature che avevano le stesse fattezze di quella ai piedi del mio letto. A Bud Hopkins furono spediti documenti cartacei e audiovisivi contenenti il racconto di Linda e le testimonianze delle due guardie del corpo. Bud è convinto che con questo caso anche i più scettici cominceranno a prendere seriamente le storie di rapimento. Misi insieme tutti i tasselli di questa storia. All'inizio era molto interessante, ma divenne inconfutabilmente credibile. Era il caso più interessante di sequestro da parte degli alieni.
abduction case there has yet been.